Passaggio delle consegne stamane a Palazzo di Vetro tra il commissario straordinario Vandaferro e il neo presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno. Presenti anche i 12 neo consiglieri provinciali, 6 di centrodestra, 4 di centrosinistra e 2 sindaci indipendenti. Beh, devo dire un momento emozionante sia per la proclamazione del nuovo presidente che è stato eletto come dal decreto del Rio, da ovviamente gli aventi diritti, sindaci e consiglieri comunali, quindi un in bocca al lupo ad Enzo Bruno che è stato più volte presente in questa sala del Consiglio provinciale nelle varie legislature, quindi conosce la macchina amministrativa, conosce uomini e donne, ma soprattutto ecco, con quell'auspicio del buon lavoro nella continuità che sono certo saprà fare. Con grande rammarico per la sconfitta che in qualche modo ha contrassegnato il nostro candidato, ma anche a lui devo dire un in bocca al lupo per il futuro politico e per il futuro professionale. C'è un velo ovviamente di nostalgia, di un po' di tristezza perché si lascia un percorso che mi ha visto abitare questa casa per tanti anni, ma guardando ovviamente al futuro, ad una nuova sfida che speriamo possa realizzare i miei tanti progetti e sogni di coloro che hanno creduto in questa mia candidatura. La provincia è capoluogo di regione insieme agli 80 comuni. Sì, questo ho voluto dire in pochissime battute per l'insediamento. E il territorio della provincia deve essere un territorio che deve restare unito e io lavorerò da subito con gli 80 sindaci perché i protagonisti del futuro della provincia sono i sindaci con i quali io lavorerò ed uno di questi, il decano dei sindaci è accanto a me, il sindaco Di Maira. Quindi non è diventato solo un simbolo quello della presidenza dell'amministrazione provinciale con la nuova riforma? Assolutamente no. Questo sarà un lavoro importante che noi porteremo comune per comune, come ho fatto in campagna elettorale. Io non ho fatto una campagna elettorale col telefono, io ho girato paese per paese, comune per comune, ho visitato tutti gli 80 sindaci, ecco perché hanno creduto alla nostra proposta.